Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Video velocissimo, mi è stato richiesto da un ragazzo, da un iscritto, su come sbloccare la squadra Adidas All Stars. Per chi è iscritto al mio canale sa già che ogni edizione di FIFA cerco di portare una partita usando la squadra Adidas All Stars, però mi è stato chiesto giustamente come si fa a sbloccarla. Ragazzi, è molto semplice, so già che ci sono tantissimi video che lo spiegano, non mi sono formato ma sono sicuro che ci saranno, però mi è stato chiesto ed è giusto così che lo faccia. La prima domanda che mi è stata fatta è stata: ci vuole PlayStation Plus? No ragazzi, non ci vuole PlayStation Plus per poter sbloccare la squadra Adidas All Stars. Su FIFA PlayStation Plus ci vuole solo per poter giocare online a Foot, a Ultimate Team, per poter giocare contro altri giocatori, quindi fare i draft online e fare le Division Rivals, Foot Champions e tutte le cose che riguardano online. Per il resto ragazzi, quello che serve è l'account EA, che è comunque quello che ti permette di giocare a FIFA, e la connessione a internet, non ti serve nient'altro. La squadra di Adidas All Stars, come tante cose sbloccabili nel catalogo, si possono utilizzare solo se si è connessi a internet mentre si gioca. Adesso vi mostro il catalogo. Basta premere R3 nel menu, o anche in una modalità qualsiasi premere R3. Basta che non sia Foot, perché R3 ti porta alle stagioni, però in tutti gli altri ambiti ti porta al catalogo, che adesso sta caricando con molta lentezza. Nel catalogo ci sono tante cose da poter sbloccare, tra cui anche, per esempio, si possono modificare i giocatori, l'aspetto dei giocatori nella carriera. Si può avere la rivincita nella carriera, però, come vi ripeto, queste cose sono utilizzabili solo se mentre giochiamo siamo connessi a internet. Perché se siamo in modalità offline, queste cose non funzionano. Aspettando che inesorabilmente carichi il catalogo. Ed eccolo qui. Allora, ci sono 4 categorie, tutti, che comprende tutte le cose sbloccabili, in gioco, online e carriera. Questi basta sbloccarli e li puoi anche usare offline, perché al primo accesso alla carriera si attiveranno. Dipende, perché alcune cose, per esempio, cerca un futuro campione, lo puoi sbloccare una volta sola stagione, quindi se l'hai già fatto in questa stagione e lo risblocchi un'altra volta, l'hai perso. Quindi fateci molta attenzione. Per online, ovviamente online neanche serve a dire che vi ci vuole internet, e più che altro sono cose per le stagioni, per il pro club, in sostanza. Più che altro stagioni. Per le Ultimate Team c'erano dei giocatori in prestito sbloccabili sul catalogo, li hanno rimossi, non so come mai. Per in gioco ci sono palloni, scarpini, palloni da poter usare anche, che ne so, nella modalità calcio d'inizio. Scarpini se volete creare e modificare il giocatore. E tra le varie cose ci dovrebbe essere appunto la squadra Adidas All Stars. Io l'ho già sbloccata, quindi purtroppo non posso farvi vedere l'azione in diretta. E probabilmente non la vedrò neanche la squadra, perché quando qualcosa viene sbloccato viene rimosso dal catalogo, ovviamente, perché è considerato comunque acquistato. E vediamo, appunto, non me l'hanno data. Comunque ragazzi, per qualsiasi oggetto del catalogo, e ripeto, qualsiasi oggetto, basta, per esempio, guardate qua le... Facciamo quello che abbiamo in sovraimpressione, che sono gli scarpini di Neymar. Basta premere X, riscatta oggetto. Attenzione a non fare regalo a un amico. Riscattate l'oggetto e la stessa cosa, ragazzi, trovate con la squadra Adidas All Stars. Transizione in corso. Quando vorrà il sistema, completerà l'acquisto. I gettoni CFC si chiamano, sono accumulabili giocando. Acquisto fallito, ottimo, proviamo. Giocando si accumula, per esempio ogni volta che si entra su FIFA se ne guadagna 5, ogni vittoria se ne guadagna 8, insomma, progressi tra Foot e carriera. E
ricordate, se giocate ogni episodio di FIFA, non me lo vuole comprare, ho capito, ne accumulate sempre di più. Cioè, io ho cominciato a FIFA 18 perché FIFA 17 non l'ho usato, quindi ho perso quei di FIFA 16. FIFA 18, 19 e 20 ho comprato qualcosa sul catalogo, comunque sono riuscito a accumulare già 168.000 crediti. Non ce ne vogliono tanti, mi sembra neanche 500 per poter comprare la squadra. E poi la squadra, ragazzi, la trovate nella modalità calcio d'inizio. Andate calcio d'inizio, selezionate il lato che volete. Adesso sta aggiornando perché, ragazzi, c'è una connessione che urla vendetta. Basta poi andare nella sezione resto del mondo, dove trovate anche squadre come per esempio Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev. Se il signorino si permette di magari muoversi, la squadra poi di lì è completamente giocabile. È una squadra che a me piace, che ho sempre usato dalla PS4, perché con la PS3 non avevo internet, quindi mi dovevo accontentare del World XE e Classic XE, me lo ricordo ancora. Mi si è entrata la connessione, pensavo un po'. Partita classica sta nel resto del mondo. Ed eccola qui, la squadra Alias All Stars. Eccola qui. Questa è giocabile anche offline. Tra l'altro penso che abbiano anche cambiato le maglie. Strano. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione del video. Ringrazio comunque chi mi ha chiesto di farlo, perché comunque so benissimo che può essere utilissimo per chi magari non ha tanta praticità con FIFA. E comunque FIFA è un gioco molto vasto, magari ci sono tante cose che neanche io ho ancora scoperto. E detto questo, ragazzi, vi ringrazio, vi invito a lasciare un like e magari iscrivervi al canale, che mi farebbe molto piacere. E ci vediamo presto con tutti i video della serie che sto pubblicando. Grazie.